Se mio marito non si arrampicava per il balcone, come facevano a scendere il bambino al quarto piano? Il racconto di Daniela, che risiede a Fontanelle da 43 anni, non può che essere concitato. Abita di fronte al civico 49 di via Caduti per Servizio. Non è il primo incendio nel quartiere sensibile di Pescara, ma nell'ultimo periodo pare si siano concentrate le casualità. Non so più o meno era quello l'orario. Si è affacciata e cosa ha visto? Ho visto prima loro litigare, strillare, che chiedevano aiuto. Dopo ho alzato gli occhi, ho visto tutto il fumo che veniva dal quarto piano, ho detto sta prendendo fuoco il quarto piano. E ho cominciato a chiamare i pompieri, la polizia, i carabinieri, ho allertato di tutto. Le fiamme sono divampate da un pianerottolo del secondo piano in cui i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Pescara intorno alle 6:20 hanno trovato di tutto, da mobili a sedie di plastica fino a un tapirulon. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara ha evitato il peggio, una trentina le persone evacuate che dovranno trovare sistemazione. È chiaro che è una situazione di polizia giudiziaria. Stanno indagando per verificare le cause. Quanto riguarda il comune, noi ci siamo preoccupati della staticità del fabbricato, già siamo intervenuti e collocheremo le persone da evacuare in un immobile, in un hotel, per farle stare sicure. Nel frattempo faremo le verifiche statiche insieme all'ATER e a quel punto verificheremo se l'immobile ha dei problemi o meno. Sul posto sono intervenuti anche polizia e polizia locale, 16 le famiglie evacuate. Se ricordiamo, nell'ultimo mese ci sono state due macchine date a fuoco, un motorino, e contatori del Ulvano contatori, cassonetti, e oggi in una scalinata di un palazzo in via Caduti per Servizio sono andate a fuoco un po' di masserizie e qualcosa. Allora io mi chiedo una cosa, ma è possibile che tutte queste cose si verificano casualmente? È possibile che tutte queste cose si verificano in via Caduti per Servizio, dove ormai da anni noi denunciamo spaccio di droga, criminalità, atti intimidatori e quant'altro? Perché non ci mettete un carabiniere, le finanze? Ma passano solo. E qua i delinquenti si sono imparati gli orari che passano le pattuglie e dopo fanno il loro comodo. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Anna Benigni.